Acasti e Business ha parlato di innovazione legata ai big data. Quali sono i processi maggiormente interessati da questa innovazione? L'innovazione del processo può essere un po' tutti i processi. I primi che vengono alla mente sicuramente sono il marketing, come ingaggiare i nostri clienti, come creare una customer journey più completa, più interattiva e soprattutto più contestualizzata, più rilevante agli occhi del cliente, per non perdersi nelle migliaia di comunicazioni che riceve ogni giorno, ma anche il credito, cosa accettare, quali tipi di contratti andare a sottoscrivere, quale credito concedere. Possono sicuramente essere un ambito di partenza chiave per la banca e da cui trarre le prime sperimentazioni. Non vanno lasciate indietro però le funzioni corporate, tutto quello che è il back office piuttosto che gli strumenti, diciamo, che fanno parte della produzione della banca, quindi sia le persone ma anche gli asset infrastrutturali di information technology. Qual è il ruolo del CDO? Il ruolo del CDO è nascente, ancora abbastanza da delineare. Ci sono due grandi dicotomie, una legata più ai processi di compliance, come governo il dato, e una più spinta sull'implementazione di casi pratici, quindi di funzioni di business più intelligenti. È chiaro che la collocazione organizzativa del CDO importa, perché più è segregato dentro una singola funzione di business, più sarà limitato il suo ambito in termini di dati e di governance, ma è anche un buon punto di partenza per poter sperimentare appunto al meglio, come dicevamo poco fa. Qual è la specificità della proposta di CRIF? La specificità della proposta di CRIF è sicuramente nella varietà, nell'ampiezza delle fonti informative che andiamo a trattare, che riconduciamo a degli argomenti chiari che riguardano la completezza del profilo o dei vostri clienti o delle aziende con cui andate a lavorare, per esempio per occasioni di fornitura. Il punto è avere tutte queste informazioni assieme, correlabili sugli stessi individui e sulle stesse aziende, e poi poter ritradurli nella pratica, appunto, in casi d'uso di industrie che siano già formati e che declinino queste informazioni, che cosa ci faccio.